Ave legionari. Tante volte gli appassionati di storia romana hanno detto: "Ah, se nell'imboscata di Teutoburgo ci fosse stato Giulio Cesare, se nella sconfitta di Carre ci fosse stato Cesare", no? È stato detto tante volte. E però c'è stata una battaglia in cui Cesare ha subito un'imboscata, ma l'esercito era guidato da Cesare. È una battaglia che in realtà non è molto conosciuta, ma siamo nel pieno delle guerre galliche, della conquista delle Gallie. Vedremo la battaglia del fiume Sabis e vedremo come se la cava l'immortale Giulio Cesare di fronte a una imboscata e un attacco improvviso devastante. Per coloro che amano Giulio Cesare, non posso non dirvi che sul sito trizioeditore.it trovate questi meravigliosi quadri con i volti degli imperatori romani, con il volto, gli anni del suo regno e chiaramente la frase che maggiormente li rappresenta. Cesare non è annoverato tra gli imperatori, però non poteva mancare un quadro su Cesare e come vedete la frase che abbiamo scelto, Veni, Vidi, Vici, è quella che abbiamo tramandato al Senato romano e che è entrata nella storia. Quindi, mentre acquistate il vostro quadro di Giulio Cesare e ne abbiamo tanti altri, poi scegliete, però parliamo di una battaglia che è nel mezzo della conquista delle Gallie. Vediamo la cartina, queste sono le Gallie al tempo di Cesare. È un territorio sterminato con decine di tribù galliche diverse e però Cesare ha già iniziato la sua conquista. Ha già ottenuto la prima grande vittoria contro la tribù degli Elvezzi e quindi ha iniziato la sua campagna destabilizzando gli avversari e salvando anche i confini della Gallia Narbonese, della provincia romana della Gallia Narbonese. C'è stato poi il grande, epico, immortale scontro tra Cesare e Ariovisto. E quindi anche qui Cesare ha vinto dei guerrieri germanici di cui tutti avevano paura e quindi ha già conquistato una porzione molto importante delle Gallie, sottomettendo dei nemici che parevano veramente impossibili da vincere, impossibili da battere. Cesare vince, però arriviamo a un momento veramente importantissimo della sua campagna. Perché Cesare si trova con le sue legioni nel cuore della Gallia, ma riceve la notizia che i Belgi Nervi sono pronti ad attaccarlo. Chi sono questi Belgi Nervi? Le uniche vere informazioni derivano da Cesare stesso, che nei suoi commentari De Bello Gallico, che sono dei report di guerra che lui manda puntualmente al Senato romano per giustificare le sue azioni, per far capire la bontà delle sue azioni militari, lui, lo stesso Cesare, ci racconta dei Belgi Nervi. Noi in realtà sappiamo da altre due fonti, Tacito e Strabone, che erano probabilmente di origine germanica, ma poi nel corso dei secoli si erano stabiliti in questa zona delle Gallie e le abitavano ormai stabilmente da decenni. Cesare ci dice che era un popolo molto, molto bellicoso, guerriero, era veramente un popolo fiero di cui bisognava temere. E ci dice in maniera molto curiosa che siccome con i Belgi Nervi non c'erano mai state né delle trattative diplomatiche e neanche dei contatti commerciali con i venditori, i commercianti romani, i Belgi non erano stati minimamente toccati dalla cultura romana, erano ancora praticamente al puro stato di tribù gallica. Erano talmente forti che Cesare li paragona agli Spartani, sia come forza che come struttura della loro società. Quindi si tratta di barbari barbari, quindi barbari che non hanno niente a che vedere con i romani, sono barbari puri, come ce li racconta lo stesso Cesare. E sapendo dai suoi tanti informatori sul territorio che i Belgi Nervi stanno preparando qualcosa contro i romani per cacciarli dalle Gallie, allora decide subito di fare una contromossa importante. La prima è l'arruolamento di due nuove legioni. Infatti,
prelevando uomini dalla Gallia Cisalpina, costituisce la 13ª e la 14ª legione, e quindi due legioni nuove di zecca a pieni ranghi per supportare il suo prevedibile scontro contro i Belgi Nervi. E poi, oltre a preparare due nuove legioni, attraverso i suoi informatori e i suoi ambasciatori prende accordi con la tribù dei Remi, che saranno poi alleati dei Romani per tutto il periodo delle campagne galliche. Quindi si muove sia preparandosi con la forza, ma anche con la diplomazia, ottenendo degli alleati che sono molto preziosi perché gli danno informazioni sul territorio, garantiscono i rifornimenti al suo esercito e quindi hanno una rilevanza fondamentale nella strategia delle campagne galliche. Come reagiscono i Belgi Nervi a questa notizia? In realtà reagiscono in maniera piuttosto furba, cioè creano una grande alleanza di tribù galliche. Il generale Galba, il re degli Suessoni, decide di mettere insieme una vera e propria coalizione di tribù galliche che rappresenta veramente un pericolo enorme per Cesare. E Cesare ci fa anche il nome di tutte queste tribù e ve le leggo una alla volta per farvi capire quanto fosse grossa e pericolosa questa coalizione anticesariana e antiromana. Ci sono i Suessioni, i Belgi Nervi, gli Atrebati, gli Ambiani, i Morini, i Menapi, i Caleti, i Veliocassi, i Viromandui, gli Atuatuci, i Condrusi, gli Eburoni, i Ceresi, i Pemani, e quindi vedete, no? Cioè tantissime tribù che si sono riunite per combattere contro Cesare, che quindi si trova di fronte veramente a un grande pericolo per le sorti di tutta la sua campagna militare. Questo enorme gruppo di tribù galliche si muove sul territorio e attacca il cosiddetto Oppidum di Bibracte. Oppidum praticamente significa città fortificata, è un po' la capitale di una tribù gallica, quindi attaccano la capitale proprio dei Remi, cioè gli alleati di Cesare. Cesare allora immediatamente interviene con i suoi soldati, riesce con rapidissime marce a raggiungere Bibracte, attacca le varie tribù che, siccome non sono ben coordinate l'una con le altre, vengono rapidamente sconfitte. Cesare ne fa un grande massacro, riesce a disperdere questa coalizione di tribù galliche che cominciano a scappare da tutte le parti e quindi salva Bibracte da una certa distruzione. E quindi è chiaro che il primo intervento di Cesare è assolutamente risolutivo. Tante tribù, dopo essere state sconfitte, rinunciano a combattere i Romani, ad eccezione di quattro tribù che invece continuano nella loro resistenza. Sono i Nervi, gli Atuatici, gli Atrebati e i Viromandui. E attenzione, queste grandi tribù galliche, questi guerrieri, decidono di cambiare la loro tattica. Non fanno più degli scontri contro Cesare in campo aperto, non lo affrontano più direttamente, ma utilizzeranno la tecnica dell'imboscata. E questa è una mossa piuttosto intelligente, perché loro conoscono meglio il territorio. Tutto il terreno gallico si presta alle imboscate, ci sono molte foreste, molti boschi, molti anfratti dove nascondersi, e quindi aspettano Cesare al varco e decidono di attaccarlo in una improvvisa imboscata con l'obiettivo di annientarlo. E adesso, allora, vediamo in questa cartina la battaglia del fiume Sabis, tutti i movimenti delle legioni e questo momento epico della storia romana. Iniziamo dal gruppo delle legioni guidate da Cesare. Cesare ha a sua disposizione in totale, in questo momento, 8 legioni. Sta marciando attraverso il territorio dei Nervi. Non si sente assolutamente sicuro. Lo sa che la situazione è pericolosa e quindi prende tutte le precauzioni possibili. Decide, lo vediamo qui nell'immagine, decide in questa zona di costruire il proprio accampamento, il campo di Cesare. E allora posiziona 6 legioni a difesa dell'accampamento in costruzione. Qui c'è la 10ª, qui c'è la 9ª legione, qui c'è l'11ª, qui c'è l'8ª,
la dodicesima e la settima. Queste sei legioni hanno il compito di proteggere quest'area e permettere la costruzione dell'accampamento. Indietro, a protezione dei bagagli, rimane la quattordicesima, che è esattamente questa, e la tredicesima legione, che è questa. Quindi, come vedete, Cesare si muove con grande prudenza. Nel frattempo, in mezzo abbiamo il fiume Sabis, che è il nome latino del fiume Sambre, e dalla parte opposta, abilmente nascosto, c'è il campo dei Belgi, soprattutto i Belgi Nervi. I Belgi stanno sondando il territorio. Sia Cesare che i Belgi cercano di capire la rispettiva posizione. E allora Cesare manda avanti la cavalleria leggera, piuttosto che degli esploratori o degli arcieri, per capire dove sono posizionati i Belgi. I Belgi fanno altrettanto. Tanto è vero che si scatenano anche delle schermaglie tra i soldati di Cesare e i Belgi appena, per motivi puramente casuali, si incontrano. Si stanno sostanzialmente annusando a vicenda, devono capire dove sono. E a un certo punto i Belgi definiscono il loro piano. Nascondono gli eserciti di tre rispettive tribù in zone boscose. Qui si posizionano i Nervi, qui si posizionano i Viromandui e qui si mettono i nostri Atrebati. Sono nascosti, quindi invisibili a Cesare, che non ha ben capito dove si trovano, sfruttano il terreno e sono pronti ad attaccare all'improvviso Cesare e a fare la loro drammatica imboscata. Ed è esattamente quello che accade. Mentre i romani sono impegnati, pur guardinghi, nella costruzione dell'accampamento, improvvisamente, Cesare nei suoi commentari ce lo dice in maniera esplicita, improvvisamente dai boschi escono agguerriti decine di migliaia di guerrieri galli. Questi si precipitano fuori dai boschi dove erano nascosti, superano il fiume Sabis, che era un fiumiciattolo non più alto di un metro, quindi lo superano in maniera immediata, e si precipitano con il massimo della forza e con il massimo della violenza contro le legioni che proteggono l'accampamento. Quindi c'è questo attacco devastante da parte di queste tre tribù galliche che attaccano Cesare con il compito di annientarlo. E Cesare ci dice una cosa importantissima. C'è un attacco talmente improvviso che i soldati non hanno neanche il tempo di prendere tutta la loro armatura, il loro equipaggiamento, e sono costretti alla bella e meglio a reagire, colti totalmente, in maniera totalmente inaspettata e anche con molta paura da parte loro. Ora quindi Cesare è veramente in una situazione di gravissimo pericolo. Come fanno a reagire i romani? La prima cosa che dobbiamo dire, molto molto importante, è la cosiddetta reazione automatica. Cesare non è presente in ogni posto e dietro ogni legione. I romani sono stati attaccati all'improvviso e quindi non hanno il tempo di avere comandi da Cesare. La cosa molto importante che ci fa capire il valore dell'esercito di Cesare è che i soldati si preparano in maniera totalmente spontanea. Prendono le armi, tutte quelle che riescono ad agguantare, si uniscono in maniera spontanea, in maniera praticamente istintiva, in manipoli, vedendo le insegne in maniera sempre spontanea, costituiscono da soli una linea di difesa e resistono all'impatto dei nemici. E questo ci fa capire che il legionario non è soltanto un soldato che obbedisce al generale, è capace di pensare da solo, di prendere decisioni da solo, quindi è veramente, diciamo, ha una mente autonoma e indipendente quando è il momento. E qui c'è veramente un elogio che dobbiamo fare ai legionari per la loro capacità di reagire immediatamente. A questo punto la cartina ci fa capire qual è lo svolgimento della battaglia. La prima area della nostra attenzione è quella degli Atrebati che hanno attaccato i Romani.
Gli Atrebati vengono sostanzialmente affrontati dalla decima e dalla nona legione. Quindi decima e nona legione contro gli Atrebati. Cesare ci informa che queste due legioni, lanciando i loro giavellotti che avevano fatto in tempo a prendere, investono i nemici in maniera talmente efficace e talmente devastante per loro che, senza eccessiva difficoltà, riescono immediatamente a guadagnare terreno e cominciano a incalzare, ad attaccare, ad ammazzare i loro avversari, e quindi gli Atrebati sono subito in inferiorità rispetto a queste due legioni e cominciano prima a retrocedere perdendo gradualmente terreno e poi cominciano a scappare in una fuga disordinata. Tanto è vero che la decima e la nona legione comincia ad inseguire gli Atrebati e li uccide senza pietà. Vediamo la seconda porzione del combattimento e qui vediamo la lotta tra i Viromandui e l'ottava e l'undicesima legione. Anche in questo caso lo svolgimento della battaglia è abbastanza simile a quella che abbiamo visto. Anche queste due legioni si comportano in maniera assolutamente eroica ed efficiente, investono con i giavellotti i nemici e riescono abbastanza rapidamente a farli retrocedere e a costringerli a scappare nei boschi. E quindi anche l'attacco dei Viromandui viene neutralizzato grazie alla professionalità dei legionari romani. E quindi la situazione è stata sostanzialmente salvata dai soldati di Cesare. Attenzione però, andiamo invece alla parte più critica della battaglia. I Nervi, cioè i guerrieri più forti e più valorosi di tutta questa coalizione. I Nervi si precipitano, superano in un batter d'occhio il fiume Sabis e attaccano due legioni di Cesare. Riescono ad attaccare infatti la settima e la dodicesima legione. Qui attenzione perché le cose sono molto molto gravi. I Nervi sono più numerosi, sono disposti in una linea più allungata rispetto ai Romani e quindi sono sul punto di accerchiarli e di annientare queste due legioni. Addirittura Cesare ci dice che alcuni alleati, vedendo i Nervi che attaccavano queste due legioni, decidono addirittura di scappare dal campo di battaglia e corrono a perdifiato dicendo a tutti che i Romani hanno perso. Tanto si capisce che la situazione era drammatica e queste due legioni sembravano completamente spacciate. Quindi i Nervi stanno pressando queste, la dodicesima e la settima legione, che sono veramente in gravissima difficoltà, accerchiati da tutte le parti e spinte dai Nervi che sono sul punto di annientarli. E qui viene uno dei momenti della storia in cui Cesare da solo decide le sorti della battaglia. Cioè il suo intervento cambia radicalmente l'andamento dei fatti bellici. Cesare vede la situazione, si precipita a dare personalmente dei comandi, dice che strappa lo scudo da un soldato dell'ultima fila, si presenta direttamente di fronte al nemico e dà ordini ai centurioni e ai soldati. E gli dà non solo presenza, forza e coraggio, cioè riesce ad evitare che cadano nel panico, ma gli dà un ordine tattico fondamentale. Li costringe ad allargare le loro linee, allargare lo spazio, e quindi dà ad ogni legionario lo spazio fisico sufficiente, circa un paio di metri, per utilizzare efficacemente le spade. Il problema di queste due legioni è che erano troppo rannicchiate. Se hai poco spazio, il legionario non riesce a colpire con la spada. E invece Cesare, allargando gli spazi, ripristina la funzionalità e le capacità di queste due legioni che resistono all'attacco nemico. E quindi, grazie all'intervento diretto di Cesare, le due legioni riescono a combattere in maniera più efficace i Belgi Nervi. Nonostante questo, però, è chiaro che le due legioni hanno bisogno di aiuto. E allora la quattordicesima legione in particolare ha il comando di accorrere sul posto per aiutare i loro commilitoni in difficoltà. E il loro intervento è fondamentale perché riequilibra un po' i numeri, che erano eccessivamente a favore dei Nervi. Ma attenzione, se Cesare è intervenuto e la quattordicesima con il suo aiuto è stata fondamentale, abbiamo poi il grande momento della vittoria, che dipende in realtà dalla decima legione posizionata qui. Vi ricordate che i legionari della decima, la legione preferita di Cesare, avevano vinto gli Atrebati. Questi legionari, la famosissima, gloriosa decima legione guidata da Tito Labieno, il braccio destro di Cesare nelle Gallie,
fa tutto un giro per il campo di battaglia, riesce a superare da dietro tutti i residui dei guerrieri gallici e attacca alle spalle finalmente il contingente dei Nervi. A questo punto, con Cesare che dà i comandi, con la 14ª che è intervenuta e con la famosissima 10ª legione che attacca alle spalle, i Nervi vengono letteralmente stritolati. Vengono annientati dai legionari romani che a questo punto, al contrario, li circondano da ogni parte e vengono senza pietà macellati. I Nervi cominciano a scappare assieme a tutti gli altri residui dei contingenti gallici. C'è un fuggi-fuggi generale attraverso tutte quante le foreste di questa zona con i romani che li inseguono. Sappiamo poi quindi che la battaglia del fiume Sabis è stata stravinta da Cesare. Sappiamo che gli ultimi contingenti di sopravvissuti si rifugiano nella cittadella fortificata Loppidum di Namur, che però di lì a poco Cesare assedia e sconfigge senza particolari difficoltà. In questo modo Cesare ha vinto. Ha vinto per la sua prudenza, ha vinto perché i soldati romani sono abituati anche a pensare da soli e a reagire in maniera intelligente e automatica. Quindi questa vittoria, diciamo, va ascritta non solamente a Cesare, ma soprattutto ai suoi legionari, e poi ha vinto col suo intervento personale, il suo carisma, con le indicazioni date al momento giusto e con la 10ª legione che ha ciliegina sulla torta è intervenuta nel punto più critico di tutta la battaglia. La battaglia del fiume Sabis è stata vinta, Cesare e i romani diventano padroni della Gallia Belgica. Allora, speriamo di avervi adeguatamente raccontato questa battaglia di Cesare, battaglia, ripeto, che in realtà conoscono in pochissimi, eppure è stata fondamentale per la conquista delle Gallie e ha visto Cesare confrontarsi contro un'imboscata, che da sempre è, diciamo, l'incubo degli eserciti regolari che si muovono sul territorio ostile, no? Quindi era veramente importante riscoprire questo scontro. Speriamo di avervi fatto emozionare, di avervi ricordato la grandezza e la bravura di Cesare come comandante e come sempre vi invitiamo a iscrivervi al canale di Scriptamanent e anche effettivamente a comprare il quadro di Cesare. Vi faccio rivedere il quadro di Cesare, chi lo adora non può non avere questa meravigliosa opera a casa sua. Comprate il quadro di Cesare, altrimenti voi avete presente, io vi ho spiegato, no, che c'è tutta la battaglia e poi la 10ª legione arriva alle spalle. Allora voi vivrete con uno che vi della 10ª legione che vi dallo scappellotto vi colpisce dietro, quindi tutta la vostra vita sarà con un legionario della 10ª legione che ovunque andate dietro la nuca vi dà un colpo. Quindi per non vivere con la nuca colpita costantemente da uno della 10ª, per non avere la nuca colpita da uno della 10ª, iscrivetevi subito al canale, se no avrete la nuca colpita.